Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorello che vi parla e benvenuti qui oggi finalmente ad un nuovissimo episodio delle recensioni di The Tower. Quest'oggi vi recensiremo le macchine dell'impossibile, ossia i guanti esotici per stregone inseriti con il re dei corrotti. Sì, in precedenza abbiamo trattato le due armi esotiche che riguardano le altre sottoclassi, quindi le armi esotiche esclusive delle altre sottoclassi. Però piano piano arriveremo quindi anche al Trollock. Innanzitutto oggi vi parleremo dei guanti che alla fine sono, a mio parere, i migliori per quanto riguarda lo stregone in generale. La sua perk nominale, e parleremo solo di quella in quanto le altre è possibile cambiarle tramite la riforgiatura, gli aghi di vetro, ossia parafulmine, ottiene approdo dall'evoca tempeste, ossia quando attivate trance della tempesta praticamente evocate un fulmine sotto i vostri piedi che ucciderà i nemici sottostanti, un po' come la super dell'assaltatore circa, più o meno funziona allo stesso modo l'impatto quando viene attivata. In aggiunta adesso vi dico alcune perk che a mio parere rendono l'evoca tempeste con aggiunta la macchina dell'impossibile una cosa veramente overpowered, insomma secondo me utilizzare l'evoca tempeste così è veramente divertentissimo. Allora, innanzitutto vi consiglio di utilizzare il superconduttore a posto d'approdo in quanto permette di concatenare di più i nemici e di conseguenza, cioè i fulmini, e di conseguenza approdo, beh, ce la danno le macchine dell'impossibile, quindi tenerlo. E in più vi consiglio di mettere trascendenza in quanto potete ricaricarvi la vita quando attivate la super mentre avete le abilità cariche e la super stessa vi durerà di più, quindi immaginate approdo più una super che vi dura veramente un sacco, quasi una trentina di secondi, più o meno saranno 25 se non, insomma, non la spammate troppo o se non utilizzate insomma il teletrasporto. Secondo me è veramente molto utile, molto overpower sia in PvE che in PvP. Parliamo quindi di PvE. Dove utilizzare le macchine dell'impossibile? Più o meno dappertutto, in quanto l'evoca tempeste, magari non nel raid, perché nel raid tenderemo più ad utilizzare radianza per ovvi motivi, però in tutto il resto, in qualsiasi altra attività in cui tutti ormai possiamo dire utilizziamo l'evoca tempeste, le macchine dell'impossibile sono un must have, insomma è impossibile non pensare ad un diciamo evoca tempeste senza macchine dell'impossibile. Possiamo dire che è un po' la stessa cosa che si dice con la bolla, quindi con la classe, con la sottoclasse difensore del titano, in quanto un titano senza il casco di Saint 14 rende la bolla, non dico inutile ma quasi. Qua non siamo nella stessa situazione, però è molto simile, insomma un'evoca tempeste con approdo garantito dalle macchine dell'impossibile più la perk che concatena di più, insomma la rende qualcosa di veramente utile. Quindi dopo utilizzarla in PvE semplicemente un po' dappertutto dove vi pare e piace, che sia storia, che alla fine sia anche raid per carità, però meglio di no, ma per tutto il resto va bene tutto. Per quanto riguarda il PvP invece, beh, anche qui non c'è nulla da dire, semplicemente sono anche qui un must have, in quanto se trovate un gruppo di nemici e li attivate a prodo in defense, come si suol dire, farete davvero un devasto e poi avrete una super che, almeno attualmente, a meno che Bungie non farà qualche modifica, durerà veramente un sacco. Quindi anche per il PvP non c'è molto da dire, semplicemente che sono molto utili e che insomma renderanno la vostra super qualcosa di veramente insomma abbordabile per chiunque giocatore voglia iniziare a giocare con queste sottoclasse. Voto quindi per quanto riguarda il PvE gli darei un bel 8,5, veramente una cosa che a mio parere merita tantissimo, sono veramente utilissime e attualmente sono sicuramente uno dei pezzi più utili esotici per stregone. In PvP invece che voto gli diamo anche qui un 8,5, poi cambia l'utilizzo in base al giocatore comunque, perché poi c'è magari giocatore che preferisce più bomba nova, giocatore che preferisce di più radianza, però in ogni caso
questo pezzo è da avere assolutamente. Quindi se un giorno le porta Xur o se un giorno le droppate, prendetevele. Anche se le droppate a 3-10, io vi consiglio di tenervele già a 3-10, perché magari in attività in cui ci sono i vantaggi di livello PvP vi serviranno davvero un sacco. Quindi ragazzi, spero che questa recensione vi sia stata utile. Arriverà presto, non so dirvi quanto, anche quelli che riguarderà il Tlaloc o Tlaloc. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a rilasciare un bel mi piace e io vi invito a rilasciare un voto, come cosa ne pensate voi di questi guanti, eccetera, eccetera. Ciao ciao!